Incontro in regione questa mattina a Pescara tra l'ente e i sindaci dei comuni interessati al raddoppio del tracciato ferroviario della Pescara-Roma. Sindaco, cosa sta emergendo, cosa sta venendo fuori da questo nuovo incontro, questo nuovo confronto con la regione? Adesso si sta parlando della possibilità di creare una compensazione, un bacino di compensazione di tipo idrogeologico alla parte nord dell'interporto, che metterebbe definitivamente in sicurezza tutta la parte più a sud dell'interporto stesso e quindi renderebbe meno problematica e meno costosa la variante stessa, di cui io e il collega di Manoppello stiamo parlando oramai da diversi mesi. Accettare il progetto originario di RFI per quanto riguarda Chieti e il popoloso quartiere periferico di Brecciarola e la cittadina di Manoppello sarebbe disastroso da un punto di vista di impatto, perché sono due zone fortemente antropizzate e nel progetto originario del DRFI questo raddoppio di velocizzazione della linea Roma-Pescara passerebbe proprio al centro, nei centri abitati, con tutte le conseguenze immaginabili.